parole iniziali a ottobre, uno di un teatro, il gioco del teatro, che il corso è tenuto da Cecco Pallone sui tamburi a cornice. Loro suoneranno là, abbiamo abbinato i due eventi, diciamo, finali, due esiti. Anche questo corso, quest'anno, è targato CIFA, che sarebbe la sigla che il Centro Rolante ha inventato circa 20 anni fa per individuare il suo settore di formazione, Centro Internazionale Formazione delle Armi, che ha sede in un chiosco del 400 che noi abbiamo ristrutturato in un centro storico e che da 2 anni non è attivo per un procedimento, diciamo, amministrativo. Vediamo e pensiamo di riaprirlo a breve. Veniamo a stasera. Quest'anno abbiamo privilegiato il lavoro sul testo e per lavorare sul testo ci veniva in mente naturalmente Pirandello, Shakespeare, però abbiamo scelto una strada di rileggere con un piacere e un divertimento infinito per quello che riguarda me alcuni monologhi di Aldo Nicolai, un drammaturgo italiano abbastanza dimenticato da questa nazione. È uno sport che paventiamo molto, però è uno degli autori più rappresentati insieme a forse a Dario Poella nel resto del mondo. Tra l'altro ci fa piacere avere fatto questa scelta perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Aldo Nicolai, che è stato ospite nostro in una stagione passata. Dopodiché io forse ho sbagliato nella mia formulazione delle informazioni che ho dato, perché per primi dovevo ringraziare i 15 ragazzi che reciteranno stasera. Mentre invece ci sono 4 allievi per il tamburo a cornice di Checco, più un ospite che è Francesco Magaroli, che ringraziamo perché è stato nel passato è un ex allievo, adesso è diventato anche lui quasi maestro, diciamo. E dopodiché, ancora informazione, abbiamo diviso l'esito in due tempi, quindi ci sarà un piccolo intervallo di 10 minuti dove potete al bistrò prendere un piccolo aperitivo aperto però questo insomma se dimenticate qualche cosa magari lo dico mentre c'è lo spettacolo mi verrà
fine di evitare quelli toni alla fine. Grazie e buona visione. Thank you.
4 me lo metti. Ma io posso anche starmene tranquillo. Perché se dovevano mandare un telegramma non aspettavano l'ultimo momento, no? Non per voler essere ottimista, ma se il telegramma non è arrivato, i miei guai sono finiti. E in fondo devo dire che non lo merito. Ho avuto pazienza e sono stato fermato. E poi perché non dovrebbe capitare una volta tanto anche a me? C'erano tanti nel mio mestiere che sono ben più cretini di me, che non hanno la mia figura, che non sanno stare in scena, e con una visione la spalla. Io perlomeno un attore che sono sul serio, preciso, preparato, poi. E poi ho un fisico che non faccio sentire. Quando entro in scena il pubblico lo sente. Eppure 13 mesi senza una scrittura. 13 mesi. Come abbia fatto a tirare avanti non lo so. Ho impegnato tutto. Tutto. Persino la statuina d'oro che ho ricevuto l'anno scorso come miglior attore giovane dell'anno. Consegnatami dal prefetto in persona nel corso di una serata mondana dove c'era il fior fiore dell'aristocrazia, dell'arte, della cultura e dell'illustre. Bisogni e smeraldi che si sprecavano, e tutto per cosa? Per una statuetta. Per quella statuetta il Monte della Pietà mi ha donato 30 euro. Altro che oro massiccio. Una patina. Ma una patina così leggera che bastava far così col dito perché se ne andasse. Va bene che siamo artisti, e la venalità non ci tocca. Ma c'era proprio bisogno di organizzare una serata mondana, con principesse e altre puttane d'alto bordo, per donare a un artista una statuetta da 30 euro. C'è stata la soddisfazione morale, quello sì. Gli applausi, le foto sui retrocalchi, le TV e le facce verdi dei colleghi. Ma se almeno dopo il premio non mi avessero messo in disparte, 13 mesi a tirare la cinghia. L'invidia. La porca invidia! Perché qui da noi è così. Appena si rendono conto che qualcuno vale, tutti addosso per schiacciarlo. Un paese che fa schifo il nostro. Un paese da sputarci sopra. Così. Non ricordo neanche l'ultima volta che ho fatto un passo regolare. Vado avanti a cappellati e a panini. E se non mi fossi salvato frequentando i cocktails, a quest'ora sarei già in sanatoria. Mia moglie, povera Laura. Lei mi ha aiutato finché a Parigi. Poi anche lei ha perso il lavoro e allora ho deciso di mandarla in campagna dai suoi. E là almeno mangia. Lei. E mentre io invece 13 mesi. 13 mesi senza una scrittura. In televisione ad esempio lavorano cani e porci. Io no. A lei con la sua figura non possiamo offrire un ruolo da generico. Per lei ci vuole qualcosa di più. Ma se questo qualcosa di più non viene, beviamoci la Marocalice, facciamoci la genericata, ma non lasciatemi morire di fame. E invece niente. Io chiamavo e loro non rispondevano. O erano fuori, o erano in riunione, non c'erano mai. Io dico lo stipendio, cosa glielo danno a fare? In teatro. In teatro poi non ne parliamo proprio. Circoli chiusi. O fai parte di una setta. O rimani tagliato fuori. E basta vedere che è stato scritturato nell'ultimo anno dalle compagnie e dagli stabili importanti. Cani. Cani spaventosi. Witti. Perché? Ma sempre. Perché quello va letto con la vecchiaccia che fa ancora la prima donna, quell'altro va letto con il regista, quell'altro va letto anche con i macchinisti. Uno schifo. Un'immoralità. Ed ecco svelato il mistero per cui un vero professionista come me rimane tagliato fuori. E mio suocero fa presto a risolvere la questione. Cangio mestiere! Ma perché dovrei cambiare mestiere con la presenza, il talento, il fascino? In un altro paese, un paese civile, a quest'ora avrei già un nome grosso così. In Inghilterra avrei fatto l'atleto almeno da un paio d'anni. E che a me? Essere o no essere, tutto in me, non roba, vibrato come una corda di velivolo che sta spostando, ma comunicando al pubblico tutto il tormento di una vita in felice. Essere o no essere, questo è il problema.
10 anni che mi seguo questo maledetto lei, aspettando l'occasione buona, il momento d'oro, ma che neanche una marchetta in giro. Che poi lo strano è questo. Una posa la si dà a tutti, ma a me no. Perché ha il fisico troppo importante, così dicono i registi. Ma perché la natura mi ha fatto così, bello da impazzire, devo crepare di fame. E andiamo, ma che aspettano a scoprirmi? E che viviamo in un paese di merda, questa è la verità. Chi ha del valore, del vero valore, va noi, deve soccorrere, non ci arriverà. Mia moglie, povera Loretta, lei mi dice sempre di avere pazienza, di saper aspettare. Che la gloria occorre sapersela guadagnare. Già, ma intanto, il tempo passa e dei guittacci che valgono niente, loro si imbottono. Come cosa? Quel cretino che per il solo fatto che la TV gli ha fatto fare il mafioso in una serie è diventato un libro. E lasciamo perdere come lo ha fatto. Solo perché tra lui e il regista. Ma per forza, la moda nel nostro paese resta e resterà sempre il sesso, il gran sesso di tavola. Che mentale, adesso lui ha un nome grosso, una compagnia. Ed io, che ogni sera vicino a lui, non lo mangiavo. In un boccone, che devo sentire dire, con aria da sufficienza. Tu, che protezione, dammi le tue disponibilità, che qualcosa di scoperto in compagnia ancora c'è. Naturalmente, piccole parti. E detto tutto, con quella sua vocina in testa, mi sembra un giovane impazzito, con le occhi, quando devono essere chiuse, e quel bilinau che rimane qui sul lustro. Le quattro mani leggi, ormai posso dire che ce l'ho fatta. Se ieri sera non fossi entrato in compagno a prendere un solito cucino, forse già non l'avrei nemmeno incontrato. Invece, adesso che lui è diventato un regista importante, si ricorda di me e mi viene incontro. Braccio al collo, e tanto che nella furia il cappuccino mi cade sull'unico cappotto che mi rimasto. E mi fa, tu sei Percò, Percò spaccato, com'è che non ci ho pensato prima? E mi spiega che sta girando una coproduzione a Parigi, e gli manca il coprotagonista, Percò, una parte col controfiore. Che se sono libero e non ho impegni, si può dire che ormai la cosa è fatta. Lui parte stanotte stessa per Parigi, mi fa vedere le mie cose. Per fortuna due l'avevo prima. E sento le quattro di oggi pomeriggio, non mi arriva un telegramma di contraordine. Si può dire che ormai la cosa è fatta. Il contratto lo firmo. Mancano 5 minuti, ormai andare. Ma è logico che anch'io debba sfondare. È da cretino dire come mio suocero, un fappettino, non mi cangio mestiere. Io ormai sono sulla cresta dell'onda e me ne voglio prendere in soddisfazione. Innanzitutto voglio il mio nome sui titoli di testa, su schermo panorama, enorme, staccato dagli altri, con la partecipazione straordinaria, in modo da far prendere un accidente a tutti i miei colleghi. E poi il resto verrà. E quando lo saprà mia moglie, povera, chissà che felicità, perché ha sempre creduto in me e non ha mai dubitato di me, anche adesso, dalla campagna. Certe lettere,
Tuo marito ce l'ha fatta. La grande occasione è venuta. Ci voleva. E ci voleva. E vedrò la Francia. Parigi. Vedrò le Francia. Vedrò la Senna. Na, 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 na. Ma già, solo un paese civile come la Francia poteva apprezzare una musica. Perché in Francia c'è sensibilità, cultura, ma soprattutto onestà professionale e artistica. E non un paese civile tanto come il nostro, dove si fa strada soltanto con le raccomandazioni e con le porcherie d'altro. Sono sicuro che il regista, appena vista le foto, mi ha voluto. Perché un regista con una sensibilità come quella, quindi da noi ce lo segniamo. Faccio la felice. Telegramma? Telegramma. Me lo fanno arrivare alle 4:05. Quando ormai sono tranquillo e con il cuore in pace. Non voglio nemmeno leggere. Perché questo significa che anche in Francia non capiscono niente. Che la Francia è un paese corrotto e schifoso. Un paese magico. Come e vedo noi. Da noi almeno l'arte, quella vera, la sanno ancora apprezzare. Ma sì. E io mi libero. E chissà cosa hanno il coraggio di dover fare. Che il regista non è d'accordo. Che ha trovato un altro. Uno della strada, magari. Che non sa registrare. Ma che avrà il merito di non sapere dire no a nessuno. Tanto, se non sa parlare, lo do. Questo è il cinema. La settima arte, chiamala arte, chiamala schifo, schifo, perché se uno come me, che passa la sua giovinezza a studiare scienze, si preferisce all'analfabeta preso dalla strada, e all'attore, quello vero, si manda un telegramma all'ultimo momento, si disdice l'inverno e buonanotte. Ecco cosa ci vuole. Ho rovinato il cappotto e basta. Dopo che avevo accettato con tanta modestia, senza domandare nulla, accontentandomi di quello che mi proponevo, accettando quel pezzo di pane che mi offriva, tutto sulla parola, e in buona fede. Oltretutto avrei potuto anche accettare altri premi, cosa ne sapevano loro, se ne avevo o no. E ora che ci penso, non posso nemmeno fare caso, perché non ho firmato niente. Ecco la cosa. Ci prendono gusto loro, quelli del cinema, a comportarsi così, a prendere a calci in faccia la gente. A togliere le emozioni a una. E per fortuna non ho fatto sapere nulla alle mamme. Povera Lauretta, chissà le lacrime che avrebbe restato. Lei, che mi ha sempre capito, ha sempre cercato di darmi fiducia, di farmi coraggio, ha sempre creduto in me e nella mia arte. Ma che arte ha? L'arte non esiste. Non c'è nulla di serio in questo mestiere. Gli affetti esistono. Perché gli affetti sono l'unica cosa che conta in questo porco e dannato mondo. Io me ne rendo conto solo ora. Perché se avessi vicino la mia Lauretta, il colpo che ho ricevuto sarebbe meno forte. E vabbè. Allora, niente Parigi, niente partecipazione straordinaria, niente. Infine, ha ragione mio suocero, che oltretutto è un uomo di buonsenso. Cazzo, amica in giamestia. E vabbè. Ok. E quello che farò. Telegramma. Chissà cosa diavolo hanno avuto di scrivere sul telegramma. Almeno la soddisfazione di leggere. Morta Lauretta in un incidente automobilistico. E me lo mandano a dire così. Eh già, il telefono
certo! Devo partire! E ora, con la disperazione che ho dentro, devo anche fare la valigia. Ma certo, devo essere a Parigi entro mezzanotte. Però si vede che il regista appena visto ogni cosa. Mi spiace per Lauretta. Fortuna che non ha sofferto. Morta sul colpo, c'è scritto sul telegramma. Mandare la partenza. Ma come posso rinunciare a una scrittura per il funerale di mia moglie? Non è possibile. Purtroppo nel nostro mestiere è così. Bisogna soffocare l'amaro morso del dolore e andare avanti quando si è al servizio dell'arte. Manderò un telegramma ai miei suoceri. Lo manderò dall'aeroporto e scriverò. Disperato, col cuore straziato. Lo manderò dall'aeroporto. Lauretta, lo so, mi spiace per te, ma capirai anche tu. Faccio un coprotagonista, una partecipazione straordinaria. E anche per te che lo faccio, tu che hai sempre creduto nel mio talento. Va là, però se riesco questa volta, è la volta buona, parto, devo partire. Parigi, un paese civile, quello. La 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 la. Momento inspiegabile. Mi sono contentata di lasciarlo fare. Sì, è cominciato.
padre per raccontarle quello che era successo, lei mi era paralizzata. Anzi, contenta. Era quello che speravo. Per questo mi aveva messo al servizio del cavaliere. Lui era vedovo e senza figli. Se si affezionava a me con quelli che aveva, forse mi avrebbe fatto la dote. Io le dicevo, mamma, mai visto come brutto. E lei ha detto, un uomo ricco non è mai brutto. C'è solo la miseria al mondo che è brutta. E poi il cavaliere era un anziano, non andava avanti a lungo. Ha fatto di cuore con me. Ma forse malato di cuore lo era. Ma il mal di cuore lo faceva venire a me. Perché ero io che al mattino me lo ritrovavo. Perché ero io che me lo ritrovavo nel letto bispo con un grillo. Ed ero io che al mattino mi svegliavo con un cerchio alla testa e male alle reni. E poi la questione era un'altra. Io avevo sempre sognato che fosse un bel ragazzo a farmi fare l'amore. Non un bel, grosso, pelato e senza denti che sembrava una montagna di gare. Ma ormai avevo cominciato a fare niente di grande idea. E poi in quella casa stavo bene, non mi mancava nulla. Il lavoro non mi ammazzava, lui pieno di premure mi faceva sempre dei gallini. E non mi trattava come fossi una serva, ma come fossi di gamba. Tante volte mi faceva persino sedere a tavola con lui. I parenti crepavano di rabbia. Davanti a lui magari mi facevano dei sorrisini, ma appena usciti cosa non dicevano. Attenzione. In paese poi, le chiacchiere. Quando passavo certi sguardi, a me delle chiacchiere non mi importava, ma cominciavo a essere stufa di quel vecchio sempre tra i piedi. Gli anni passavano e cosa avevo dalla vita? E poi c'è lui, guai se mi vedeva come un bel giovanotto. Perché c'è? La mia situazione non era allegra, perché se fossi stata sua moglie, avrei potuto fargli le corna come fanno tutte le mogli. Ma non lo ero. Lui poteva mettermi fuori di casa da un momento all'altro. E Dio che cosa avrei potuto pretendere? Con tutti i bei ragazzi che c'erano in giro. Il postino, per esempio, che mangiava con gli occhi. Un pezzo di Marcantonio alto una spanna più di me e con degli occhi verdi che incantava. Mia madre ha mangiato la porta e ha persuaso il cavaliere a farsi scrivere per mio posto. Finché era vivo lui non dovevo fargli torto. Non potevo correre il rischio di perdere le reti. Di avere pazienza, che il cavaliere andava sempre più giù, gli era venuta gialla la pelle, tutta gialla. Per poi 6 mesi, 1 anno sarebbe andato. Invece, i mesi passavano, gli anni pure, e lui sempre più arzillo, mai un raffreddore, mai un'influenza. Una volta, mentre mi rincorreva, è caduto giù per le scale, e un altro al posto suo si sarebbe rotto la seconda. Si è slogato la caviglia. Pareva avesse 7 anime in corpo come i gatti. Ho persino pregato perché morisse. Sì. Così alla svelta, senza soffrire un colpo apoplettico, un infarto. Ho fatto anche delle novene per ottenere la grazia. Prima mi sono rivolta alla Madonna. Ma ho capito che nella sua testa non ci sono. Probabilmente perché San Giuseppe lo ha conosciuto che era già un uomo d'età. E allora mi sono rivolta a Santa Rita, che è la santa dei casi disperati. Andavo in chiesa tutti i giorni. E il cavaliere era contento di vedermi così devota. Anche se lui in chiesa non ci andava più. Da quando aveva litigato con il prete, che gli aveva detto che la nostra redazione era uno scandalo per il paese. Anche gli altri parenti erano preoccupati perché il cavaliere mi voleva proprio bene. Le sorelle, per esempio, mi mandavano i figli grandi a casa a darmi fastidio, sperando che io cedessi e che il cavaliere mi mandasse via. Ma io, come quelli allungavano le mani, giù schiappi come se piovesse. Mi dispiaceva solo quando si trattava di lui. Ad ogni modo, quando raccontavo al cavaliere degli schiappi, lui diceva che ero proprio una brava ragazza. Era simpatico, ma non morivo. Gli anni passavano e lui scoppiava di salute e diventava sempre più rosso e più grasso. Ero persino arrivata a pensare che Santa Rita me lo facesse per dispetto. Con tutta la gente anche giovane che muore,
mandarmi via, perché se era in peccato mortale era colpa mia e di quella ruffiana di mia madre. Avevano anche il coraggio di prendersela con mia madre, ma lui mi voleva piacere. All'improvviso è migliorato. Per dimostrarmi che stava veramente bene, ha voluto venire. E in quel preciso momento, Dio volle, ora fatto il suo dovere e ha ceduto. Che spavento che mi sono presa. Il figlio soprede è arrivato a casa, mi ha fulminata con uno sguardo e ha detto che il cavaliere lo avevo ammazzato io. Ma che prove aveva? E poi, finalmente il cavaliere aveva abbandonato questa valle di là. C'è stato un bel funerale, io sarei andata volentieri perché il funerale mi diverto, ma la mia mamma non ha voluto. E così sono rimasta a casa ed ero contenta. Pensavo finalmente di avere in mano la mia vita, avrei potuto avere tutti gli uomini giovani che volevo. Il portalettere, per esempio. Magari approfittando del fatto che la moglie è vicina per la settimana. Mentre facevo con il pensiero le mie scelte, sono ritornati i parenti dal funerale ed il notaio ci ha convocati in salotto per le il cavaliere lasciava tutto a me, ma con una clausola. L'erede universale ero io, ma avrei perso tutto se avessi avuto rapporti con uomini che, tutto sommato, non c'erano proprio così. Avessero meno dell'età che aveva il cavaliere quando ne aveva conosciuto, ossia 60 anni. Oddio, per poco mi prese un posto. Cioè, io che non avevo voluto altro che divertirmi con tanti bei giovanotti, non avrei avuto altro che vecchi bavossi. Mi sembrava una porcheria, una biglia a casa. Non riuscivo più a dormire, non mangiavo più, deperivo a vista d'occhio. Tanto che in paese dicevano che dovevo essere ben affezionata come un cavaliere. Mia madre cercava di farmi coraggio e mi diceva che, vecchi o giovani, gli uomini sono tutti uguali. E lo diceva convinta lei. Già. Ma mio padre se l'era sposato che avevo 23 anni e in effetti di limitazioni né prima né dopo ne aveva mai avuto. Già mi rispondevano, ma tu hai i soldi. E che cosa me ne facevo io dei soldi se non potevo avere l'uomo che volevo? Oltretutto, in paese pareva che non c'erano mai stati così tanti bei giovanotti. Una fioritura, ma mia madre, sempre a fianco come un carabiniere. Dovevo ridare dritta, più di prima, anche perché i parenti mi sorvegliavano. Mi facevano persino pettinare. Sì, io, allora avrebbe fatto comodo portarmi via l'eredità. E così non uscivo più. Stavo fuori dalla finestra e guardavo. Dicevo che dovevo rassegnarmi, ma mica era facile. Oltretutto un reggimento si era accampato nel boschetto di fronte. Tutti i soldati, tutti i ragazzi di 20 anni. Mica era facile rassegnarsi con questa ragazza di finire. Vabbè, non facevo altro che maledire il cavaliere e quella maledetta clausola. Un giorno mi è presa una rabbia, una tale rabbia, ho buttato dalla finestra il ritratto del povero cavaliere. Non gli era bastato rovinarmi la mia vita da giovane, doveva anche rovinarmi la mia vita da donna. Ogni giorno era un giorno buttato via, un giorno sprecato. E così è passato un anno. Poi un giorno è arrivata primavera. E con mia madre sono andata in campagna a visitare uno dei fedeli che aveva ereditato. Arrivando, quasi quasi ci investo un trattore, guidato da due bei giovanotti, alti, biondi, a torso nudo, non era vita. Per poco ho dovuto chiudere gli occhi per non cadere in tentazione. E non solo erano belli, ma si somigliavano come due gocce d'acqua. Entrando il fattore ci ha invitato a bere un bicchiere di vino e ci ha spiegato che quei due bei giovanotti erano i tuoi figlioli, che lavoravano nelle nostre terre. L'uno non poteva stare senza l'altro, fin da quando erano piccoli, ma anche adesso che avevano 30 anni. E si somigliavano così tanto, perché erano gemelli veri, nati dallo stesso uomo. In quel momento li abbiamo tenuti alla coppia. Cos'è che dicevano? Che io non potevo avere uomini che, tutto sommato, avessero meno di 60 anni. Ma certo, perché non ci ho pensato prima? Con i gemelli avrei avuto le mie soddisfazioni, pur rispettando la clausola, no? Allora, senza neanche pensarci un minuto e senza dire nulla neanche a mammina, mi sono schizzata fuori dalla casa e ho raggiunto i gemelli nella stalla. E lì ho coronato il sogno della mia vita. Ho conosciuto l'amore, finalmente. Ora, i parenti.
Mangia. Già. Anche il dolore bisogna morire.
Mangiate allora. Buon appetito. Quando la vedi a tavola. Mio figlio, sempre con quel muso lungo. Non perché sono morto io, è la sua solita espressione abituale. Anche quando si è sposata, aveva la stessa espressione di noi e disgusto. Sì, anche soltanto quando ha ammirato la sua collezione di francobolli. Sua moglie, poi, anche se fisicamente non è male, ma è di una tale stupidità. Era un vacante in montagna quando lo disse, mio sorello. Ha telefonato per dare la notizia. Sono rientrati subito, soddisfatti in un certo senso. In montagna quando è nuovo, giovane. Ecco un buon pretesto per rientrare. In secondi allora ho fatto una cosa più. Appena arrivati, ci sono precipitati qui alla camera stessa. Però, cosa è successo? Iside subito li ha spinti via. Non voleva che si impressionassero. Perché? Faccio impressione, forse. Sono morto. Ho ancora tutta la carne addosso. Odoro ancora qui vivo. O forse no. Che strana cosa, la morte. La vita se ne va in un corpo e di un corpo vivo e farsi tante cose rimane. Il cadavere. Certo che fa un po' impressione sentirsi cadavere. Di verdure di Iside? La zuppa di verdure di Iside. La cucina, bisogna farla come la fa lei, con passione. Bisogna cucinare con lo stesso entusiasmo con cui si fa l'amore. La verdura a pezzetti piccoli piccoli. Gli odori, le erbe, le spezie, il soffritto di pancetta e cipolla tritata. Quando porta la sua zuppa di verdure in tavola, si diffonde per la casa un odorino che farebbe mangiare anche un morto. No, è solo un modo di dire. Purtroppo è solo un modo di dire. In quanti telegrammi, il modo più spiccio per cavarsi dall'imbarazzo di fare le condoglianze. Tutti si associano al dolore, deplorano la dolorosa perdita, si associano alle pene della famiglia e se ne infischiano. Continuano a vivere loro, vacanza con noi 2 anni fa. Deve essere proprio lei. Le facevo pure la cosa. Soltanto che le sembrava che non gli interessasse. Invece, perdita incomparabile, amico sconvolto. Sconvolta. 2 anni fa dovevo proprio insistere. Continuano a mangiare. Bella cosa, pazzesca. Uno tirava la carretta tutta la vita, fa sacrifici, sacrifici. E loro cosa fanno? Appena morti, chiedono intorno a un tavolo e mangiano di buon appetito. Come se non fossi mai visto. Anzi, pensano all'eredità. È già uno studio ben avviato. Il conto corrente in banca, un mirino al mare, la fattura di città, e siccome è un amministratore un po' politico, mi pomo sempre per detto per economia, non ci sono più, piatto. Mica si preoccupa del morto, pensano ai benefici che questo morto lascia. Mia moglie rimodernerà la casa, contro via quei mobili che mi facevano tanto, e allora sarà felice di farsi una vita lontana. L'unico che non scioperà il denaro sarà mio figlio. Basta guardare in faccia perché perdiamo il gusto della vita. Si metterà a comprare il francobollo, pezzettini di carta colorata da piccola sua scuola. E io avrò sgobbato tutta la vita perché i soldi si visto tra il francobollo. Immorale, decenza. Se domani, in buona fede, solo loro mi avrà segnato. Si vede che mia sorella è scritta in faccia. È possibile che con un morto in casa abbia avuto voglia di pensare a salsa manicaretta? Però la vita continua. Ma cosa cucina qui questo spezzicato in questo paese? Ma sì, lo spezzatino per cui, una delle mie passioni. Forse per onorare la mia morte. Ma dovrò anche guardare. Scommetto da quella donnetta che passa senza soffrire. Io glielo dicevo sempre un po' per lei. Ci vede poco, come può distinguere un buco buono o un buco cattivo? Perché questi funghi hanno un sapore strano. Ma come faccio? Muore. Poi, sto immaginando con tanta fatica. Mia moglie si sarebbe per la seconda.
entrò un'intera famiglia frenata da tutti. Poveracci, così. Senza neanche più possibilità. Niente mobili nuovi, niente vita mondana, niente franco un po'. Vivono una vita schiena di imprevisti. Già, la morte, guarda. Finirà che dovranno arrivare anche dentro l'altro. Chissà se la società di competizione vi fa una riduzione per tenere un'intera famiglia. Thank you.
immaginerà che l'omello sia moribonda. Invece avrebbe potuto capitemi di peggio. E stare così, tutta rigida nel gesto, con tutti questi pezzi che mi tirano, non è piacevole. E non che sia costretta all'immobilità assoluta. Il piede destro, per esempio, muoverla. E posso muovere il dito mignolo della mano sinistra. E non sarà gran cosa, ma mi accontento. E nonostante l'apparenza e il gesto, non mi sono mai sentita tanto bene. Sarà il ritmo sano, le cure e il riposo. Prima ero nervosa, agitata, adesso sono serena. Anche il cuore, che prima sembra malandato, adesso è un orologio. Ieri il professore, che è venuto più controllo, ha dovuto riconoscere che era tua parte. Sono stando come un pesce. E dirò di più, mi sono portata dietro tutta la vita una bronchite cronica che mi devo un sacco di noie. Adesso sono in riposo, il giusto calore del letto, sarà immobilità. La bronchite mi è sparita completamente. Può sembrare un paradosso, ma non sono mai stata così bene. Moria lucida, buon appetito, cervello agile, insomma, a parte le fatture, sono una vergina, sono in ottima forma. Lo so, le fratture sono serie, ma mica si può avere tutto. C'è la noia di restare qui per chissà quanto tempo, ma a me è sempre piaciuto il silenzio, la meditazione, le buone letture. E poi, cosa potrei fare alla mia età? Andare a ballare? Ho il mio letto qui, vicino alla finestra, senza muovermi. Guardare il cielo e i tetti della città. Mi diverto a guardare il volo di una rondine che sette nel cielo. Un gatto che gioca sulle tegole. A volte un colombo viene a posarsi sul davanzale della mia finestra. Ho tutto un mondo davanti, un mondo vivo. E questo basta a una vecchia signora. Tutto sommato, sono una donna fortunata. Il mio povero Jen non si sarebbe mai accontentato. Era un primitivo. Lui la vita voleva goderla, come diceva. E poi era un uomo giovane. Troppo giovane per saper rinunciare a ciò che la vita ti può dare. Ma peccato, quando penso a quanto era bello, aveva un fisico. A 20 anni facevo il bagnino. Io l'ho conosciuto che ne aveva 30, viaggiava in periferia e si vestiva a Londra. I miliardari se lo disputavano, ma lui, sognatore, non sapeva speculare la sua bellezza. Farla fruttare, non si garantiva, non pensava a futuro. Prendeva tutto ciò che gli davano, senza mai domandare niente, senza mai mettere nulla da parte. Così, quando una donna lo lasciava, doveva ricominciare tutto da capo. Non ci sapeva fare. Una donna ricca ha tanti modi per dimostrare il suo affetto per il giovanotto, ma Eugenio non sapeva sollecitarne alcuno. Il massimo che ricavava ad ogni relazione, oltre a vitto, alloggio e guardaroba, era un cronometro d'oro, un paio di gemelli e una macchina da corsa. E io attribuivo questa sua mancanza di fertilità a una sua forma di onestà morale. Non pensavo che desse importanza al denaro. Gli proposi di sposarlo perché mi sembrava disinteressato. Chiedo questo innamorato di me, a questo non ho pensato, anche perché avevo 30 anni più di lui. Ho sempre voluto le cose che mi piacevano. Mi sono selvaggio, mi sono comprato il viso selvaggio. Le pelle nere, mi sono comprato le pelle nere. Un bel marito? Ebbene, a 67 anni mi sono comprato un meraviglioso marito. E pensavo di aver sposato l'uomo adatto a me. Solo dopo ho capito che lui, Eugenio, si era sposato per sistemarsi. E che sulla differenza d'età ci contava. Era diventato mio marito per una sistemazione definitiva. Io ero più anziana, avevo un aspetto fragile, anche per quella bronchitella che mi costringeva a tenere sempre nel letto. Lui su quella bronchitella ci contava. Appena sposato mi portava da un medico all'altro, analisi su analisi. Me le perdi erano tutti uguali. La bronchitella me la trovano sempre. Ma a parte quella, tutti concordi a dire che avevo una sorta di ferro. Un brutto colpo per Eugenio, come anche un brutto colpo quando venne a sapere che mia mamma era morta a 103 anni per via di una caduta e che mia nonna paterna era morta a 109 anni per un'intossicazione di gamberi. Così, mentre io col matrimonio rifiorivo,
mattino a colazione sfogliava il giornale e mi leggeva ad alta voce le notizie di cronaca nera, guardandomi con rimprovero. Mi faceva tenerezza, povero tesoro. Mi dispiaceva di essere proprio io che gli volevo tanto bene, a dargli tutti quei dispiaceri. Provavo ad illuderlo. Se stavo poco bene, dicevo che stavo malissimo, che avevo dei dolori atroci, per vederlo qualche ora più sereno. Ma più di questo cosa potevo fare? Mica potevo ammazzarmi per fargli piacere. E poi perché? Io ero così felice, a parte quel piccolo punto di contrasto che ci divideva, e per il resto eravamo una coppia ideale. Magari ce ne fossero di coppie come la nostra. Ma lui, a furia di arrovellarsi, pensò di essere arrivato alla soluzione. Noi abitavamo in una villa di mia proprietà, sul cocuzzolo di una collina. Al mattino usavamo uscire insieme ed avevamo la Mercedes parcheggiata davanti alla porta di casa. E di solito guidavo io. Una mattina mio marito mi disse che sarebbe andato avanti a piedi ed avrebbe aspettato che io lo raggiungessi con la macchina davanti al grosso cancello nero. Era una bella giornata di sole e a me non parve strano che volesse fare quattro passi. Lo lasciai andare, salì in macchina, avviato il motore ed imboccata la discesa, mi accorsi subito che non potevo frenare, perché i freni erano stati sganciati. Capii immediatamente che era stato lui a combinarmi quello scherzetto, ma non ebbi neanche il tempo di precisare l'idea che la macchina acquistata a velocità precipitava giù per la discesa fino a schiantarsi contro il grosso cancello di ferro battuto che chiudeva il giardino. Proprio quel pesante cancello davanti al quale stava aspettandomi lui. Povero Eugenio. Mi è stato detto in clinica con molte cautele quando mi sono svegliata con tutte queste bardature di gesso addosso.
lezione ne avrei dato. Superba! L'avrei fatta tutta interiore, come una corda di violino che appena sta per spezzarsi. L'avrei fatta così. Tanto delle cretine che erano in accademia con me solo per il fatto che si sono messo. Questo sabato ti ho detto con quello, adesso hanno un nome grosso così, fanno parte di una compagnia. Come è accaduto a quella stupida, deficiente e cretina compagna della mia accademia. E questa praticamente io ho mangiato nella mia sera. E poi tutto com'è. Sapendo di non avere successo, niente si è sentito. E praticamente adesso mi devo sentire dire da questa qui, con un'aria di sufficienza, che tira gli schiaffi. E tu che ti senti hai? Fammi sapere, perché ancora continuo lo scoperto. Schifosa, non so neanche parlare. Tutte le chiuse per lei sono aperte, e quelle aperte per lei sono... Si è avvicinato con così tanta foga che mi ha fatto rovesciare il cappuccino sotto le cose che è venuto. E invece mi viene di fare. Ma lo sai che tutto come te così? Ma perché non ci ho pensato prima? Tesoro, sei tu quella che c'è. E mi spiega che sta facendo un film in coproduzione. Che non ha ancora coperto il ruolo della città di Messa. Una parte, poi già. Thank you.
senza parlare la doppia, no? E questo è il cinema, la settima arte. E chiamala arte, uno stico. Facevo bene, io che non ho mai voluto sapere di cinema. Una donna come me, una professionista seria che passa le giornate a studiare Shakespeare. Poi il regista le suggerisce la puttana trovata per strada. E me manda un telegramma all'ultimo momento annullando l'impegno e buonanotte. E così ci ho rimesso anche il tagliar Chanel. Che ingiustizia! Dopo che avevo accettato con tanta modestia, senza domandare nulla, accontentandomi di quel poco che mi davano. Oltretutto avrei anche potuto mandare al diavolo altri impegni, perché avrei potuto averne. Loro cosa ne sanno? Quel Giacomo poi, che uomo è? Se lui è il produttore, deve insistere. Se crede in un'attrice, la deve imporre. Che mi ha sempre dato l'impressione forse della parrucchia, ma perché ormai lo sono tutti, magari è amico del regista, perciò che condizione, che schifo, che le acciughe. Per fortuna non ho fatto sapere nulla Emilio, chissà come mi avrebbe sofferto, perché lui è un uomo così sensibile, intelligente, lui che ha sempre creduto in me, dandomi fiducia, dicendo che è la mia arte. Ma che arte, arte! Non c'è nulla di serio nel vostro mestiere. L'arte non esiste. Esistono solo gli affetti con cui si costruiscono. L'amore, la tenerezza, le creature che si capiscono e che si vogliono bene. Se vicino a me ci fosse Emilio ora, il colpo che ho ricevuto non sarebbe così forte. Allora, niente Parigi, niente partecipazione straordinaria. Mi sa che ha ragione mia cognata che una donna di buon senso. Devo smetterla di recitare, smetterla una volta per tutte. Però la donna di casa, ecco quello che farò. Intanto vediamo cosa diavolo hanno il coraggio di scrivermi. Almeno la soddisfazione di leggere. No! È morto Emilio! Un altro infarto! E me lo mandano a dire così! Potevano telefonare almeno! Ah già, il telefono mi hanno staccato. Povero Emilio! Ma allora prendi che devo andare a dire. Posso partire? Anzi, devo! Deve essere a Parigi. Si vede che il regista appena ha visto la mia fotografia. Povero Emilio, meno male non ha sofferto, morto sul colpo. E per i funerali? Posso rinunciare alla scrittura? No, nel nostro mestiere purtroppo bisogna passare sopra i sentimenti. Quando si è al servizio dell'arte, una vera attrice deve soffocare il proprio dolore, non può avere la vita privata. A Parigi mi aspettano, aspettano me. Mi metterò il nero, che oltretutto mi dona. Se all'aeroporto ci saranno fotografi, dirò quello che è successo. Spiegherò che ho dovuto partire ugualmente perché era mio dovere. Ah, che paura mi ha fatto prendere questo telegramma! Scusami Emilio, ma devo dire così, anche per te che lo faccio. Tu che hai sempre creduto in me, devi essere contento se io... Ah, un bello spavento! Emilio! Ma adesso è passato, si parte, Parigi, 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 Parigi. Ulisse a diventare su ricella nennare, femme rusicare, sie catene, come strignano il vetto, e me fanno schiavo.
Fermi musicarsi, catene che hanno strignato il vento e ne fanno schiavo. Thank you.
Ritornare a Torre Nena, chi vai, Roma, Roma.